giorno. Innanzitutto è sicuramente un memoriale, ricordiamo, perché come detto l'uomo ha la tendenza purtroppo per natura antropologica e quant'altro di dimenticare, quindi fa fatica a non commettere gli stessi errori, quindi è importantissimo ricordare. Però noi abbiamo riflettuto anche insieme ad Antonio, che adesso vi presenterò, non tanto soffermarci soltanto sull'evento in sé, cioè sul ricordo, che è giusto come abbiamo già detto, ma sulla metafora del giorno dopo. Il giorno dopo cosa significa? Significa che è successo qualcosa e che dipende dalla persona o rimboccarsi le maniche oppure fare finta di niente e non andare avanti. Ecco, quindi quello che succede a 25 anni di distanza ci interpella, ci chiama. Non basta, appunto dico, non basta il ricarico soltanto fare memoriale, che è anche importante, ma ci mette in discussione operativamente nel fare qualcosa. Il giorno dopo tutti noi siamo chiamati o a esserci o a non esserci. E grazie ad Antonio Vassallo, che è un fotografo, e non soltanto un fotografo è un amico che tra i suoi molteplici impegni ha avuto di questa settimana, perché immaginiamo a Palermo quanti eventi ci sono stati, ha avuto anche l'accortezza e la gentilezza di venire qui a Messina per raccontarci la sua storia, che è anche la nostra storia, perché è una storia che ci raccontiamo da 25 anni. E lui la abbellirà di particolari. Utilizzo il termine abbellirà, la bellezza è importante, anche se c'è un evento di bruttezza. Prima di passargli la parola e di iniziare davvero questo racconto, ci sarà un piccolo video che il volume che è solamente l'edizione straordinaria che è avvenuta 25 anni fa dal TG1. Quindi ricordiamo un po' quegli eventi, se Cinzia o Daniele spengono la luce e noi ci accomodiamo. Il volume vedi che l'inizio di questo video è brutto, io non lo conosco. Più avanti c'è l'audio, se non mi piace. Dovrebbe essere così. Anche perché 25 anni mi hanno raccontato molte cose e molte cose non me le hanno mai raccontate. Del resto, se siamo qui oggi è pure per sentire raccontare di prima mano, giusto, senza che le filtra nessuno, un paio di storie tenute al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la tavola bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie.
siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono tre, sono tutti e tre pugliesi, vi possiamo dire i nomi, uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano, poi ci sono due civili dei quali non siamo in grado di darvi il nome. E ci sono poi 10 feriti, non 20 come sembrava, sono 10 tra cui 2 austriaci che erano qui venuti in Sicilia per una vacanza. Abbiamo tra i feriti c'è la dottoressa Morvillo, Francesca Morvillo, la moglie appunto del magistrato che è rimasta ferita alle gambe, la dottoressa Morvillo è giudice alla Corte d'Appello. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Panando a Palermo, come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Ha percorso con le auto di scorta e la sua blindata condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri, quando allo svincolo di Capraci, poco prima di un grande complesso industriale, è avvenuta l'esplosione. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1000 chili di tritolo che sono stati collocati in una carretta che scorre sotto questa sede autostradale che prende tutte e due le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza, probabilmente da un comando molto nutrito, molto numeroso, che certamente poteva contare su informatori che al Punta Rai si hanno dato la notizia dell'arrivo a Palermo del magistrato. Sappiamo già che i sicari c'è stata anche una rivendicazione giunta alle agenzie, si parla di una falange armata, forse sono sciacalli, ma già un'altra rivendicazione dello stesso tenore, alla stessa firma, era venuta qualche giorno fa e preannunciava l'uccisione di alcuni uomini politici, uno dei quali siciliano, Mario D'Acquisto. La Roma Bianca è praticamente irriconoscibile, come vedete ci sono auto rovesciate, sono in tutto 7 le auto, tra quelle della polizia, tra quelle di Falcone e quelle civili che sono state coinvolte e che sono andate praticamente distrutte in un ammasso di lamiera ormai assolutamente quasi irriconoscibile. Abbiamo la possibilità, se la regia va con te. Va bene, allora prima di iniziare volevo ridò la parola ad Antonio e non me la riprenderò più. Volevo salutare Don Sergio Siracusano della pastorale del lavoro e del sociale. No, il nome è esatto, dillo. Pastorale sociale del lavoro. Ok. Il sindaco Renato Quinti e anche due agenti della DIA. I nomi mi potete dire voi, perché io non ricordo, non sono molto brava con i nomi. Dice questore Michele Iola. Sì? Commissario Lava Andrea. Ok, va bene. Fatti questi saluti, anche un momento anche di intimità e familiarità, ridò la parola ad Antonio e non la riprenderò più. Intanto, visto che c'è pure il sindaco, fatemi dire due cosine giusto per raccontare la mia persona prima di quel 23 maggio. Quel 23 maggio io avevo 24 anni, quasi 25, mi occupavo già di sociale nel mio paese Capaci. Sindaco Renato ci passa spesso, quindi conosce quel territorio, quell'isolotto davanti Isola delle Femmine, un isolotto che dà il nome al paesino di pescatori, un golfo bellissimo, come tutto bellissimo quel tratto di territorio. E io già da anni ero impegnato con una sorta di circolo legambiente per denunciare e combattere la cementificazione della spiaggia, alloni di cemento che entravano direttamente in acqua per poi, dopo 2 mesi d'estate, montare 4 cabine. In questo caso era il lido della polizia. Poi accanto c'era il lido delle poste, accanto ancora c'era il lido dell'esercito, accanto ancora c'era il lido del carabiniere, e noi di Capaci, per andare al mare, dovevamo organizzare le gite a San Vito Lucano. E loro erano costretti ad andare al mare e vedere sempre le facce che vedevano durante le ore di lavoro. Per fortuna,
dopo le stragi ci fu una rivolta della società civile e vennero elette tutta una serie di giunte allora chiamate progressiste. Decidemmo di assumere responsabilità dirette, occupandoci direttamente di impegnarci in politica, diciamo per 4 voti di scarto, al ballottaggio, marito e moglie, anziché votare per un sindaco o per un altro, a parità di voti sarebbe stato eletto l'altro, uomo vicino alla mafia, parente di un attentatore della strage di Capaci, ma i parenti ce li manda il cielo, ma l'amico, un altro attentatore di Capaci, se l'era scelto lui. Dopo quella ondata elettorale che ci fece vincere, poi sono stato rieletto fino all'ultima tornata elettorale, ma perdendo tutte le tornate elettorali. E lo dico con orgoglio, perché purtroppo quando nella nostra terra si fa politica in modo, praticando la buona politica, senza promettere posti di lavoro, senza cavalcare le difficoltà delle persone, si perde, c'è quel 20-22% di voto d'opinione che tu intercetti, ma non si va, e ti permette di esprimere due consiglieri su 20 che vanno a rivestire il ruolo di opposizione. Sono pure fotografo oggi e lo ero già allora. Perché arrivo tra i primissimi sul luogo della strage? Ma semplicemente perché io e la mia famiglia, oggi come allora, avevamo la casa esattamente a metà, in linea d'aria, tra la collinetta da dove loro hanno premuto il pulsante e l'autostrada. Quel giorno pomeriggio erano 17:58, mi trovavo nella terrazza di casa, avevo casualmente la macchina fotografica con me, stavo montando un rullino, perché la sera avrei avuto un servizio fotografico, e si sente questa grande esplosione. Noi alle esplosioni in quella zona eravamo abituati, perché all'ingresso del paese c'è i talcementi che estraeva con della dinamite, anche se con piccole esplosioni, la pietra per trasformarla in cemento, quindi era la nostra colonna sonora, però quello scoppio fu veramente forte. Pensavamo che era successo qualcosa nella cementeria, mi è bastato personalmente girare lo sguardo in direzione dell'autostrada per capire che qualcosa di grave era successo lì. Salto istintivamente sul mio motorino 50 e mi precipito sul posto. Sono costretto ad abbandonarlo 100 metri prima perché era impossibile continuare a camminare. I pezzi di asfalto, di guardarail, di pali della luce, i nostri ulivi, i carrubi erano stati strappati dal terreno, hanno radici fortissime, strappati dal terreno e ricaduti sotto sopra, nell'aria ancora questo odore strano, probabilmente l'odore dell'esplosivo. E molto imprudentemente mi avvicino, assieme a me anche due contadini che stavano lavorando due appezzamenti di terreno là vicino. Non ci rivolgevamo parola tra di noi per la paura e ci siamo avvicinati. Era uno scenario che io fino a quel giorno avevo visto nei film di guerra americani. Non c'era più un tratto di autostrada, la voragine, quelle immagini che conoscete benissimo tutti, quella macchina bianca, quella croma là sopra, ci arrampichiamo a fatica, do uno sguardo dentro e c'era quest'uomo, io dico uomo perché non sapevamo che era Falcone, anzi eravamo convinti che era un autista, in genere le personalità stanno sedute dietro, ancora vivo, sanguinante in viso, con gli occhi semi aperti, mi ha rivolto pure uno sguardo e dondolava il corpo. Io oggi come allora in quelle parole continuo a leggere come se lui voleva dire a Scalzoni ce l'avete fatta ad ammazzarmi. A questo punto cosa accade? Accade, a me piace raccontare questo episodio perché, e lo ha fatto Fabio Fazio ieri sera in questa bella trasmissione su Rai 1, finalmente qualcuno ha ricordato i nomi dei tre agenti sopravvissuti, perché della strage di Capaci, quando si parla dei sopravvissuti, si è sempre detto Peppino Costanza, l'autista che era seduto dietro ed è sopravvissuto. C'erano tre agenti giovanissimi, miei coetanei, 24 e 25 anni. Due di loro non avevano mai fatto un'ora di corso di scorta, gli era stato messo un mito in mano a proteggere la vita dell'uomo più in pericolo d'Europa, con la consapevolezza che quel mitra poco sarebbe servito qualora la mafia decideva di ammazzarlo in quel modo. Ebbene, mentre noi cercavamo di capire cosa fare, se fosse accaduto oggi, telefonino, già subito avresti quantomeno chiamato i soccorsi, con un calcione si apre la portiera di questa seconda auto e scende un ragazzo spaventatissimo, aprendo la portiera il terriccio che c'era sul tetto, gli fini sui capelli, poi dentro gli occhi, comincia a correre un incontro con questo mitra.
io faccio quello che avrebbe fatto chiunque di noi, di voi, cioè sono scappato via. Momentaneamente io questa storia la metto in pausa, torno dopo qualche minuto e a quel punto in questa mia seconda presenza sul posto comincio a fare delle foto, non sono più solo, arrivano i primi soccorsi, i carabinieri del posto, le prime ambulanze, faccio delle foto panoramiche sempre più vicine fino a fotografare i soccorsi intorno alla macchina di Giovanni Falcone. Si era convinti che la macchina che precedeva il corteo di scorta era riuscita ad evitare lo scoppio e quindi era andata in città, però non arrivavano notizie di Rocco Di Cillo, di Vito Schifani e di Antonio Montinari, quindi si cominciò a cercare la macchina nelle campagne lì vicino e la trovammo dall'altro lato dell'autostrada dove c'era un'azienda avicola chiusa di sabato. Era volata 100 metri in aria, un'auto corazzata è ricaduta sotto sopra, uccidendo sul colpo i tre ragazzi. La macchina era intera, l'hanno girata, estratti i ragazzi, poi hanno fatto la stupidaggine di ricompattarla, poi evidentemente due giorni dopo si sono resi conto di cosa avevano fatto, l'hanno riaperta, messa insieme, oggi diciamo è contenuta in quella teca che viene portata in giro. Per me personalmente il mio pensiero è che dovrebbe stare dentro in una caserma e chi va a fare visita in quella caserma omaggiare e fare magari minuto di silenzio davanti quell'auto. In questo momento, mentre scopriamo la macchina, vengo avvicinato, forse quella che vi sto per raccontare è la fase, racconto più brutto, ma che non mi ha fatto perdere fiducia nei confronti di chi indossa una divisa o di chi sotto una giacca e una cravatta ha una divisa nel fuoco. Vengo avvicinato da due uomini in abiti civili, mi sventolano in faccia un tesserino, che a distanza di tempo non ho mai capito se era il tesserino della piscina oppure quello della polizia, e mi intimano di consegnare il rullino fotografico. Io a quel punto esibisco la mia licenza di fotografo rilasciata dalla questura della polizia 25 anni fa, le licenze, i fotografi, perché c'era la consapevolezza che la fotografia è un'arma che inchioda. La esibisco e dico: no, io sento il dovere di fare delle fotografie, di documentare questi primi istanti. Oggi ho 51 anni, il prossimo 7 giugno, avevo 24 anni. Questo ve lo dico perché mi hanno preso un braccio, mi hanno fatto male, mi hanno rinnovato l'invito. Io a quel punto ho preso il rullino, l'ho consegnato, convinto che, come accade nel mondo dei cartoni animati, il rullino fa il percorso corretto, Renato. Arriva in mano agli investigatori, magari è utile per le indagini, magari qualcuno ti chiama e ti dice pure grazie. Don Sergio, gli ho detto, se lo saranno dimenticati, con tutto quello che hanno da fare, fatemi dire pure una cosa, chi vive in piccoli centri come i nostri, a Cinisi, a Capaci, mai nei piccoli quartieri di Messina, noi lo sappiamo chi sono i personaggi in odore di mafia. E non è che abbiamo bisogno di sapere se hanno condanne alle spalle per mafia o processi in corso, a noi basta vedere con chi si pigliano il caffè al bar, con chi si siedono nella panchina in piazza, come parlano, come stanno zitti, come non ci sono quando organizziamo i momenti di memoria. E personalmente a me, che vivo in quel posto e mi occupavo prima con quell'associazione di cementificazione del territorio, di speculazione edilizia che spesso è a sfondo mafioso, e quando ti occupi di questi temi finisci per scontrarti con queste persone, personalmente a me e ai ragazzi dell'associazione di cui facevo parte è bastata meno di un'ora per capire quantomeno chi era stata la manovalanza locale. Meno di un'ora per capire da dove era stato azionato il detonatore, da quella collinetta dove oggi capeggia quel gigantesco no mafia che io realizzai la stessa notte con quel Ducotone che avevo utilizzato due giorni prima per dipingere una parete di azzurro di mia sorella. Non sapevo che 25 anni dopo da tutti sarebbe stato considerato un simbolo, no? Il simbolo che dà il benvenuto a chiunque arriva a Palermo all'aeroporto e deve raggiungere la città, a chiunque attraversa quel tratto di autostrada, è considerato il monumento alla memoria, quella scritta su quella collinetta e non quelle due freddissime steli che ci sono a bordo autostrada. È bastata meno di un'ora per comprendere chi erano
quantomeno i mafiosi che avevano fatto da manovalanza locale. Però passavano i mesi, minchia, questi continuavano a passeggiare tranquillamente in paese. Figuratevi che su quella collinetta, a terra, dove loro posavano cannocchiale, detonatore e i telefonini che allora erano frigoriferi portatili, li avevano i VIP in America e i mafiosazzi a Palermo. Là a terra, assieme a delle cicche di Merit, è stato trovato anche un numero di telefono appartenente a un uomo dei servizi segreti, non l'ha mai detto nessuno, sono state trovate delle cicche di Merit. E il tipo che aveva messo la stalla a disposizione, distante 12 metri dalla mia casa sul luogo lì, fumava le sigarette Merit. La TV diede la notizia, dal DNA si risalirà agli esecutori della strage. Il giorno dopo questo tizio, ignorante come tutti i mafiosi sostanzialmente, ignoranti, stupidi, belve, lo incontro in piazza con una bella Marlboro e un pacchetto di sigarette Marlboro che passeggiava così. No, lui pensava che bastava cambiare marca di sigarette per sviare le indagini. Ora, siccome io da bambino confinavo con quest'uomo, ogni tanto andavo in paese e ci tengo a dire pure che l'unico patto che ho fatto con Cosa Nostra di carattere economico, tutte le volte andavo in paese, lui mi diceva: Antonio, fa ma catti sigarette. E il patto era che le 150 lire di resto me le tenevo io. Ma che ci poteva stare? Un resto lo tenevo io. Va bene, ok. Quindi ero certo che lui fumava Merit. Allora lo incontro che fumava questa Marlboro. Diceva: ma tu non fumavi Merit? No, sempre Marlboro ho fumato. Diceva: fumavi Merit, te le compravo io le Merit. No, sempre Marlboro, ti sbagli, c'è con chi mi scanci. Vabbè, ok, era l'ennesimo tassello che mi dava certezza che erano stati loro. Però erano passati 8 mesi e le nostre certezze barcollavano. Dicevo prima, avevamo 24 anni. Con Sergio si va in discoteca, si tentava di acchiappare una ragazza, però la facevamo sempre bianca. Tornavamo dalla discoteca, cornetto. Quella mattina eravamo in 4, ci siamo messi in macchina, anziché andare a casa, siamo andati a Caltanissetta, senza avere un appuntamento. E siamo stati ricevuti da Ilda Boccassini, la dottoressa Ilda Boccassini, magistrato di Milano, amica di Falcone, che si fece trasferire a Caltanissetta per seguire personalmente le indagini sul suo amico Giovanni, ucciso in quel modo dalla mafia. Ci siamo presentati subito, abbiamo detto quello che sapevamo. Lei ci confidò che anche loro sapevano, li intercettavano, li seguivano da giorni per cercare se c'erano altri livelli di collaborazione. E io, andando via, dopo 2 ore di chiacchierata durante la quale lei si è commossa pure un paio di volte, ho stretto la mano dicendole: dottoressa, comunque io sono l'autore delle foto che voi avete agli atti. E mi guarda e mi dice: ma quali fotografie? Chiama dei suoi collaboratori, nessuno aveva notizie di queste fotografie. Il giorno dopo, non 3 mesi dopo, 2 settimane dopo, 2 giorni dopo, il giorno dopo mi convoca la mattina successiva il questore Arnaldo La Barbera, scomparso da qualche anno, il quale sostanzialmente si scusa. Mi dice che i suoi agenti avevano dimenticato il rullino nella tasca della divisa. Io, signor questore, guardi che erano in borghese. Si scusa, mi dice di non alzare polveroni, ed era giusto in quei giorni non alzare polveroni contro le forze dell'ordine. Bisognava fare quadrato intorno agli uomini dello Stato e alzare un muro solo contro Cosa Nostra. Oggi, come allora, gli unici muri da alzare sono quelli contro tutte le forme di mafia e di criminalità. Altri muri, in Sicilia e in qualsiasi altra parte del mondo, non se ne alza. Me ne vado convinto che, anche se con 8 mesi di ritardo, le foto fossero state trasferite a Caltanissetta. Comincia il processo, un amico avvocato di parte civile mi disse che le fotografie e gli atti continuavano a non esserci, e contestualmente da lui e da qualche altro amico vengo invitato alla prudenza su questa storia. Mi sposo, ho bambini, mi autoinvito alla prudenza, se non altro per non litigare con la moglie. Oggi ho semilitigato per essere qui, perché mia moglie pensava che dopo le falconiadi, 23 maggio,
potevo pigliarmi un pochino di riposo e dedicarmi un pochino alla famiglia. Non a caso questo incontro l'abbiamo chiamato dal giorno dopo. Comincia il processo, scopriamo che le foto non ci sono, invitato alla prudenza, e passano gli anni. Giornalisti e fotografi che conoscevano questa storia mi consecchiavano tutte le volte, la volevano raccontata. Passano gli anni, arriva il giorno del 20° anniversario e un giornalista, Francesco Vitale, palermitano, di Rai 2, mi dice: Antonio, ma la raccontiamo questa storia dopo 20 anni? E io strappo una promessa a Salvo Vitale, dico: Salvo, a Francesco Vitale, se non la mandi a Telescasazza alle 3 di notte, qua gioco in casa quando dico Telescasazza, perché era la TV di Nino Frassica, quelli della notte. Se non la mandi a Telescasazza alle 3 di notte, io ti rilascio l'intervista. E Francesco Vitale riesce a mandare, me lo dice 5 minuti prima, su Rai 2, nel giorno del 20° anniversario, un TG2 delle 13, un TG2 interamente dedicato al 20° anniversario, mentre sotto scorrevano i titoloni in rosso: Pietro Grasso, 2 punti, sulle stragi c'è ancora molto da sapere, chi sappia parli, e c'è un mitomane che sta dicendo assieme al giornalista: io c'ero, ho fatto delle foto, mi sono state sequestrate e fatte sparire. Quei giorni venivano investigatori persino dagli Stati Uniti ad alzare i sassi per vedere se c'era qualche indizio, e le mie foto di quei primi momenti vengono dimenticate in una tasca o chissà in quale cassetto. Io oggi sono convinto, fino a qualche anno fa dicevo probabilmente, che involontariamente ho fotografato chi in quei primi istanti non poteva trovarsi lì. Non avevano messo nel conto che dopo lo scoppio poteva arrivare un ragazzino con la macchina fotografica al collo e poter fare qualche foto. In via D'Amelio non si trova l'agenda rossa ed è diventata famosa, sapete perché? Quando dicevo l'arma della fotografia. Perché se andate su Google Immagini e scrivete via D'Amelio, tra le tante foto si vede la foto di un signore, sembra fatta con Photoshop, sembra che sia stato scontornato, che passeggi in un centro commerciale e viene montato nel luogo della strage in via D'Amelio. Questo signore va via passeggiando, quasi fischiettando, mentre ci sono le macchine ancora in fiamme, gli uomini e le donne a pezzi, i vigili del fuoco sconvolti. Questo signore va via in modo disinvolto con la 24 ore in pelle che aveva sottratto dalla macchina di Borsellino a pezzi. Poi, attraverso una serie di passaggi, un'ora dopo l'hanno ritrovata di nuovo in macchina, ma priva dell'agenda rossa. Di Falcone non si è mai trovato una 24 ore con 2 agende, non lo so di che colore era, ma non si sono più trovate. C'era pure un'agendina Casio, elettronica, piccolina, non ne ha mai parlato nessuno. Mi è capitato pure di raccontare questa storia. A me fa piacere che oggi ci sono 2 uomini della DIA, abbiamo detto. Sì. Mi è capitata pure di raccontarla in presenza di presidenti di commissioni antimafia, regionali e nazionali, che ti guardano all'espressione, secondo me pensano che io sono un esaltato e un fuori di testa. Vi rassicuro che non lo sono. A fine incontro loro mi avvicinano puntualmente, compreso il nostro conterraneo Nello Musumeci, che io ritengo persona seria, e mi chiede: ma lei quello che ha raccontato è vero, signor Vassallo? Certo che è vero. Ma lei sarebbe disponibile a raccontarlo in un'altra sede? Certo, ho già fatto a Canissetta. Me lo lascia il numero di telefono. Don Sergio, non mi chiama mai non. Ok? Ora, questa è una delle grandi delusioni che io ho incassato, che no, comunque non mi ha mai fatto perdere la fiducia nei confronti degli uomini dello Stato, di chi indossa una divisa. Non a caso oggi mi sono fatto accompagnare, farmi compagnia dal mio amico Marco Farina, agente di polizia e napoletano atipico, lo chiamo io. Perché ci mancherebbe altro, già no, dobbiamo stare accorti, non possiamo fidarci dei mafiosi, ci mancherebbe, abbiamo pure fiducia nei confronti di uomini dello Stato, però ben sappiamo che in tutti i settori ci sono le mele marce che mettono in cattiva luce, però noi non dobbiamo fare mai questo errore. Io continuo questo a dirlo tutte le volte che incontro i ragazzi, un'eccezione che siete gli adulti oggi, perché è tempo sprecato,
compreso tu, Renato, ormai tu quello che sei rimane, non è che sono io a cambiarti, a metterti in testa delle cose che ti fanno cambiare idea, è giusto? All'età che abbiamo, forse qualche moglie ci ha potuto smussare un pochino, però ancora i bambini sono modellabili, li possiamo ancora forgiare, li possiamo fare crescere in modo migliore, anche di me, perché io non sono perfetto, assolutamente. Io sono un fotografo, mi sarà pure capitato di fare qualche servizio fotografico senza fare in passato una ricevuta fiscale, però ultimamente le faccio, va bene? Certo, se sei impiegato pubblico diventa facile, giusto? Che stavo dicendo? Posso dare il pulsantino della pausa a quel racconto di quel poliziotto che mi venne incontro con il mitra? A Capaci, 17 anni dopo, si riunisce la Quarto Savona 15, cioè la squadra di scorta di Giovanni Falcone. Quei tre ragazzi, nel giro di pochi giorni, sono stati trasferiti in tre città del nord diverse. Quei tre ragazzi per anni sono stati in analisi, soprattutto uno di loro che era stato trasferito a Firenze. Arriva a Firenze, la mafia mette una bomba in quel famoso 1993 di cui non parla nessuno, pure a Firenze, perché nel 93 la mafia mise bomba a Firenze e morì una famiglia di 5 persone, tra cui una bambina di 80 giorni. Mise una bomba a Milano e morirono 5 persone, 3 senza tetto e 2 vigili del fuoco. Mise una bomba a San Giovanni a Velabro, a Maurizio Costanzo, perché bisognava far tacere anche i giornalisti che parlavano di questi temi. In quegli anni erano Maurizio Costanzo e Michele Santoro. Scusate se vi scapperà la risata, è pure vero che Maurizio Costanzo da quel giorno in poi parla solo di gattini e formaggi tipici, ma umanamente è comprensibile. Umanamente è comprensibile, dobbiamo essere grati a giornalisti che in quegli anni, in quei tempi, si permettevano in una trasmissione in diretta di bruciare una maglietta con la scritta Mafia Made in Italy. E dai pentiti sappiamo che fu quell'episodio lì che fece incavolare Totò Riina, decidendo di fargli quell'attentato lì, che Maurizio Costanzo superò comunque rimanendo vivo. Quella stagione la mafia mise pure una bomba allo Stadio Olimpico durante il derby Roma-Lazio, meno male che non funzionò il telecomando. A Firenze viene trasferito uno di loro, la mafia fa quell'attentato e Angelo Corbo sbarella un pochino di cervello, si convince che era lui ad essere perseguitato, va in analisi per oltre 18 anni, tutti gli anniversari medici hanno sempre consigliato alla famiglia di portarlo fuori dall'Italia dove non potesse essere bombardato da immagini della strage, da fotografie. Non ha mai partecipato ad un anniversario della strage proprio per questo motivo. Quindi in quel posto a Capaci, un bene anche quello confiscato alla mafia, mi viene in mente quell'episodio che io avevo rimosso, come si rimuovono in genere tutti gli episodi traumatici, e da un mio amico mi faccio presentare ad uno i tre ragazzi a distanza di 17 anni, uomini. Quando mi avvicino ad Angelo Corbo, lui comincia a tremare, ad avere difficoltà pure a parlare. Si avvicina alla moglie, lo tranquillizza e mi chiede come mi chiamavo, Antonio. Gli ho raccontato l'episodio e poi lui mi fa: cioè, Antonio, da 17 anni mi chiedevo chi era quella figura in quei primi istanti, su quel luogo, con quella cosa nera in mano. Antonio, tu oggi mi dici che era una macchina fotografica, ma in quella condizione là, in quel momento, quella cosa nera in mano per me poteva essere qualsiasi cosa. Antonio, hai fatto bene a scappare, perché il grilletto già mezza corsa l'aveva fatta. Evidentemente io non ho capito quest'ultima frase, perché Angelo me l'ha dovuta ripetere ancora una volta. Antonio, il grilletto già mezza corsa l'aveva fatta, l'hai capito? E da quel giorno, a parte che è nata una grande amicizia tra me e Angelo, non c'è un solo giorno che io non parlo di Angelo Corbo, e lui, che oggi è un ispettore di polizia in pensione da 4 mesi a Firenze, non faccia la stessa cosa andando in giro nelle scuole, spesso lo facciamo insieme. Attenzione, tutto quello che io dico è scritto in un libro, scritto da Angelo Corbo. Se a qualcuno di voi venisse l'idea che io sono un esaltato, un mitomane. Come si chiama il libro? Si chiama Strage di Capaci, dimenticanze, paradossi e altre omissioni, qualcosa del genere. Io da quel giorno mi convinco, visto che il grilletto la corsa non l'aveva completata, che ho della vita avanzata.
Ne capita mai, don Sergio, che le avanzano un paio d'ore di tempo libero? Qual è il suo hobby preferito? Lo praticherà magari un po' di buona lettura. Io, visto che di tempo libero mi è avanzato tanto, mi è avanzata della vita da quel momento in poi, io non mi tiro mai indietro tutte le volte che mi si chiede di incontrare soprattutto ragazzi, quei luoghi a capaci, tolte le falconiadi, vi giuro che continuano ad essere visitati da centinaia di gruppi scolastici che provengono non da tutta Italia, ma da tutto il mondo, da quella collinetta. Io ho portato una pendrive con delle immagini da oltre 50 paesi diversi, ragazzi che arrivano da oltre 50 paesi diversi a conclusione di percorsi didattici precisi. Poi chi conosce bene a fondo la mia storia ogni tanto mi provoca e mi dice: tu Antonio sei stato complice delle prove dell'attentato, perché loro hanno fatto le prove per circa 25 giorni facendo base in quella stalla a 12 metri da casa mia. Cosa consistevano le prove? Oggi noi molte cose le sappiamo grazie ai racconti dei pentiti. Alcune cose, anomalie che io vedevo in quella zona da un mese, hanno trovato la chiave di lettura subito dopo lo scoppio, motivo per il quale ho collegato subito che era stato premuto da là sopra il pulsante. Sono un pochino... non arrivo. Le prove. Loro per 25 giorni circa hanno fatto le prove della strage, perché doveva funzionare tutto alla perfezione, ed è chiaro che far funzionare tutto alla perfezione, al centesimo di secondo, è chiaro che non poteva essere soltanto opera di quattro analfabeti, è chiaro che doveva esserci un livello di collaborazione superiore. Loro lanciavano una macchina a 140 all'ora circa, la velocità di scorta media di un corteo di scorta, e avevano posizionato un materasso vecchio a bordo autostrada giusto per avere un punto di riferimento, e hanno fatto circa 25 giorni di prove. Però tutte le volte che premevano il pulsante a scoppiare non era l'esplosivo, ma oggi io li ho portati, utilizzavano questi flash qua. Amico mio sicuramente si ricorderà, i più giovani no, erano dei flash monouso, sì, che si montavano nelle macchinine fotografiche, tu avanzavi la pellicola, lui faceva un giro, facevi quattro flash, lo buttavi e ne montavi un altro. Perché utilizzavano questi? Perché loro li aprivano, pigliavano il contatto positivo negativo e anche se era di giorno riuscivano a vedere questo flash intenso e forte e breve. Erano già in disuso, non si trovavano più. E il mio vicino di casa, Giovanni Battaglia, quello delle merite, un giorno me lo vado entrare allo studio fotografico, mi mette sulla scrivania senza salutare, uno di questi, voi chiu chist, parlava con la voce un po' nasale, voi chiu chist, e io, Giovanni, non si usano più, Giovanni, e poi sta passione per la fotografia dove ti è venuta, voi chiu chist, Giovanni, conviene a comprare una compattina col flash integrato, la pila, voglio chi, al terzo voglio chi, mi sono fatto in quattro e io ho trovato una scorta di magazzino abbandonata dal mio fornitore, una bella confezione di questi flash. Dopo una settimana me ne ordinarono un'altra ancora, la terza non la ritirarono più perché era arrivato il 23 maggio. Non avevo mai capito perché Giovanni non portava a stamparmi le fotografie, però. Come i piloti che hanno fatto l'attentato alle Torri Gemelle, al corso erano solo interessati al decollo, non riuscivano gli istruttori a spiegarsi perché questi non facevano domande sulla fase di atterraggio e si applicavano poco. Cosa accade però? Che dal racconto dei pentiti viene fuori la confessione di Giovanni Brusca, viene pure pubblicato un libro, Le confessioni di Giovanni Brusca, lo acquisto di pomeriggio e lo leggo la sera a letto a casa. E al capitolo I preparativi della strage inciampo in queste parole che descrivevano l'utilizzo di questi. Questi non sono i flash come quelli, questi sono quei flash. Quella terza confezione che non ritirarono mai. Ragazzi, ho avuto la sensazione reale di essere stato un complice. Non ci ho dormito la notte, me lo sono riletto quel capitolo 10 volte. Il giorno dopo l'ho confidato subito a un paio di amici
veramente cosa mi hanno detto. Antonio, tu hai fatto bene soltanto il tuo lavoro. E tornando sempre a raccontare la vicinanza di queste due case, la mia e la stalla, tra altre cose stalla, dove loro hanno dormito, bivaccato, riposato tra una prova e l'altra, non è mai stata per così. E non ve lo racconterà mai nessuno. Chissà quanta roba ce l'ho dentro, anche a distanza di anni. Fa notizia solo che non si è perquisita la villa dove hanno arrestato Totorrina, no? Immediatamente dopo bisognava andarla lì e smontarla. Invece gli hanno dato il tempo di traslocare e di ritinteggiarla pure, perché probabilmente rientrava nell'accordo per far arrestare Rina. Quelle due case, la stalla e la casa nostra di famiglia, oggi come allora, sono ancora delimitate, essendo proprio i piedi della montagna, da una recinzione precaria del fil di ferro e un cancelletto in legno che si tiene con un gancetto per stare aperto o chiuso. Nei giorni dei preparativi c'era un catenaccio, un lucchettone enorme. Chiaramente, essendo per noi di famiglia quell'accesso che ci permetteva di fare una passeggiata in montagna, mio papà, rivolgendosi a questo tizio, Giovanni Battaglia, Giovanni, ma perché hai chiuso questa catena? La sua risposta fu, per ora c'è una femmina che mi viene a giocare. Ok, signore, mia mamma, donna e femmina curiosa siciliana, aveva a capire qual era questa femmina. E la finestra della cucina dava proprio su questa stalla. E gli passava tutta la giornata ad arriminare la sarsa. E una spostata di tendina per vedere chi era questa femmina. Una spostata di tendina e una arriminata. Fino a quando qualcuno di loro se ne accorse. Perché vi dico questo? Perché anni dopo compro una copia del giornale di Sicilia, apro il titolone, era una coppia di coniugi rischiò di scoprirci. Pensammo di uccidere. Perché racconto questo episodio? Perché mi piace pure pensare che la persona che io sfotto, perché era ignorante, perché era un soldato di mafia, pure stupido, abbia salvato la pelle ai miei genitori. Forse grazie a questo rapporto di vicinato, probabilmente ha tranquillizzato quella belva di Giovanni Brusca. Questo è il mio racconto, che posso arricchire con tanti altri aneddoti, ma penso che già sia molta roba. Ieri a Capaci, per le falconia di è passato tutto il mondo, Capaci tra le altre cose da 1 o 2 anni viene commemorata la strage del 23 maggio a Capaci, ma per anni Capaci è stato l'unico posto al mondo dove si è verificata una strage dove nel giorno della commemorazione si andava in un altro posto, a Palermo, come se a Bologna per commemorare il 2 agosto e la strage alla stazione si va a Venezia. La stessa, in quel posto per circa 23 anni invece noi, certe volte 50, 4, 7, qualche volta coinvolgendo qualche scuola di Capaci, di sorelle femmine, siamo stati in quel posto. In quel posto lì, dove devi passare per forza con la macchina, in quel tratto di autostrada, però si fermano tutti durante l'anno. Arrivano i VIP, arriva il Papa, persino Salvini. Si fermano. Qualcuno apre lo sportello, ti danno un mazzo di fiori in mano, lo posano lì, fanno 20 secondi di minuto di silenzio giusto per farsi fare una foto e proseguono in città. Nessuno di questi scende da quel guardarai, uscendo dallo svincolo che appena 100 metri dopo, per venire ad ascoltare cosa hanno da dire, i sogni, le delusioni dei ragazzi che vivono in quel territorio, che cosa hanno da dire i papà che perdono il posto di lavoro, magari per incontrare i nostri don che in quel territorio magari hanno di più il polso delle difficoltà delle nostre famiglie. Per questo dico sempre grazie, grazie, grazie a tutti quegli insegnanti missionari che fanno un lavoro silenzioso con i ragazzi tutto l'anno, fanno un percorso didattico preciso e poi a fine anno li portano in quei luoghi, in quella collinetta, dove in pellegrinaggio laico a piedi
si arriva anche stanchi, con il freddo, con il sole caldo d'agosto, perché in quel posto si deve arrivare stanchi. E da quel posto si capisce anche perché è stato scelto quel posto, perché l'autostrada in quel tratto fa un tratto di curva, in genere si tende a rallentare, c'era questo canale di scolo di acque piovane sotto l'autostrada, perché c'era la collinetta dove sistemarsi, perché c'era la stalla di Giovanni Battaglia dove fare base, perché tutte quelle villette lì a bordo dello strada non ce n'era nessuna, quindi hanno potuto lavorare con calma. Tra altre cose, da là sopra è possibile anche osservare la bellezza di quel posto, quel golfo, la bellezza della quale parlava quel matto fuori di testa di Peppino Impastato. Un matto da legare, ragazzi, perché ricordiamoci che la nostra terra è... La terra funziona tutto al contrario, giusto? Achille Berograssi era preso per matto, perché andava in giro dicendo che il pizzo non bisognava pagarlo, invece quelli che lo pagavano erano quelli sani di mente. Peppino Impastato parlava di bellezza 45 anni fa. Cosa diceva Peppino Impastato? Se solo si insegnasse la bellezza nelle scuole, doteremmo le persone, i ragazzi, la nuova generazione di quello strumento utile per riconoscere le brutture e gli orrori della mafia. E poi un altro che aveva intuito il ruolo importante degli insegnanti in Sicilia, Gesualdo Bufalino, c'è una sua frase storica: la mafia sarà sconfitta da un esercito di insegnanti elementari. Io aggiungo: sarà sconfitta dalla musica. Per quale motivo, Renato? Perché ho fatto una ricerca personale. Ora vi dico fin da adesso che non ha fondamento scientifico, va bene? Quindi non pigliatevi sul serio, però quando la stessa tesi scientifica è andato Nicola Piovani, che ieri sera sono andato a Palermo ospite da Fabio Fazio qualche anno fa, a sostenere la mia stessa tesi, gli amici miei che prima mi spottevano mi hanno cominciato a guardare in un altro modo. Allora, dalla mia ricerca risulta che nella storia della mafia non c'è un solo mafioso che suonava uno strumento musicale. L'unico strumento che sanno suonare è lo strumento che regala morte. Perché voi immaginate un uomo che suona il pianoforte, si lascia abbandonare, trascinare dalle bellezze, dell'emozione, da un sercio della musica, poi si alza e va a mettere del latte in un lucchetto perché quel commerciante non paga il pizzo, oppure una band musicale che suona l'armonia della musica, poi smettono e vanno a progettare di fare saltare una macchina in aria oppure un pezzo di autostrada. Si scopre la bellezza, l'armonia e il trasporto della musica, le emozioni che regala, non può mai al mondo sposare e condividere gli orrori della mafia e le brutture che commettono quotidianamente. Loro ascoltano solo musica neomelodica, che è musica per sottosviluppati, va bene? Della quale io sono un attento studioso, me ne posso dare qualche saggio. Il sogno del ragazzo del quartiere popolare di Palermo da grande non è il calciatore, è fare cantante neomelodico. E il cantante neomelodico sogna, quello di Napoli, di venire a cantare nei quartieri di Palermo. C'è un documentario che... Come? Un documentario che fotografa questo, quanto tu dici. Sì, sì, sì. Attenta perché anche Hotel California degli Eagles è una canzone neomelodica, però non in questa occasione. Ve ne potrei dare un saggio. Ma mentre tu parli, è un video. Sì. Che dura... Volevo concludere questo concetto mio. È una grande rivoluzione, sindaco. La stanno facendo, secondo me, le scuole, quelle a indirizzo musicale. Nel mio paese, la mia scuola media tira fuori ogni anno 30 musicisti l'anno, 30 ragazzi che, anche se non proseguiranno, si sono accostati per 3 anni alla bellezza della musica. Magari su 30 ci scappa il talentino, noi gli abbiamo dato la possibilità. Immaginate che grande rivoluzione che c'è in corso. E a conclusione di tutto questo dico che se solo qualcuno avesse insegnato a quella belva di Totorrina, chi suona qua, ragazzi? Io vorrei intervenire, sono... Sì, no, un minuto, sì, finisco. Se solo qualcuno... Sono bravo, secondo me fai questo mestiere perché suoni. Io sono pure la batteria, sì. Io sono diplomato al conservatorio, per essere commissario poliziano. Con la famiglia, ma ha fondamenti scientifici la cosa che sta sostenendo lei, perché già nel 500 Shakespeare, il mercante di Venezia, sosteneva testualmente che chi non è
Chi non ha musica nel cuore ed è insensibile ai melodiosi accordi è adatto a tradimenti, rapine e inganni. Quindi c'è questa cosa tu mi scrivi. Sì. Ma c'è la prossima volta la dico perché l'ho portata. Quindi c'è una stretta connessione tra morale, no, tra legalità, tra etica e musica, ma questi sono fondamenti filosofici e scientifici. Se qualcuno a Totorrino avesse insegnato il giro di Do, è che se si impara il giro di Do ci fai 4.000 canzoni, è facile, che ci fai 4.000 canzoni. Tra l'altro, ragazzi, se suona la chitarra, in genere abbiamo qualche possibilità in più di rimorchiare, però dobbiamo capire quando smettere di suonare, perché gli altri rimorchiano mentre tu suoni e tu avresti solo una chitarra. Non è capitato un po' tanto. Giusto? Il paradosso del favore. Oh, questo qua, dico, se qualcuno a Totorrino avesse insegnato almeno il giro di Do, io sono convintissimo che Falcone magari non l'avrebbe ucciso Torrina, perché in quegli anni la mafia, quando ti condannava a morte, ti ammazzavano successivamente. Ricordiamoci che Falcone già per ben 3 volte era stato era scampato a degli attentati. Il più famoso è quello nella sua villa al mare, alla Daura, con quella borsa trovata negli scogli. Grazie per la voglia di fare veramente, per arricchire. Tra l'altro, ho in mente un... E poi a conclusione di tutto questo, quando ieri sera Nicola Piovani su quel posto, a posto della Chrome, dell'esplosivo, ha portato un'orchestra con un pianoforte, nessuno è riuscito a comprendere quello che io ho provato, sostenendo questa tesi della musica. E ieri sera, veramente da qualche giorno, è nata l'idea di realizzare su quella collinetta un piccolo festival di una settimana ad agosto, invitando degli artisti non di nicchia, che facciano un certo tipo di musica non per tutti, perché la musica è un grande strumento appunto di educazione, con delle appendici sia nel giardino e ai bordi dell'autostrada, sia nel porticciolo di Isola delle Femmine. Io momentaneamente, se avete qualche domanda, secondo me è nato... Sì, mentre tu... Cioè, noi guardiamo questo piccolo video, sono un po' video, sì, senza sì, musica da insegnare. Ci fa vedere Capace, sì, un po' dal chat e anche il canale di Scolo, quello di cui tu parlavi. Sì. Io invece volevo chiedere se posso. Certo. Volevo chiedere, ieri ho pure io assistito alla presentazione, e ho visto Rita Borsellino un pochino incavolata verso Piero Grasso. È una mia impressione, perché la figura di Piero Grasso ancora non si io signora non le sa rispondere, sa perché? Perché mia moglie ieri alle 11:15 mi ha telefonato perché arrivava, mi hanno scelto come data per la tesi di laurea a Roma il 23 maggio ed è tornata incavolata ancora una volta con me perché non l'ho seguita in questa sua trasferta ed è arrivata proprio nell'ora in cui è stata intervistata nella Borsellino, però devo andarmi a rivedere questa parte che mi diceva semplicemente che dopo 25 anni ancora a tutte le famiglie è stato dato solo un briciolo di verità e loro la pretendono tutta. A tutte le stragi in Italia sono tutte coperte ancora da grandi misteri. Mi sono imbarazzato nella risposta, Piero Grasso, quello che ho... tu l'hai visto? Signora, io prima raccontavo di quella mia intervista su Rai 2, mentre sotto scorrevano i titoloni, Pietro Grasso, 2 punti. Sulle stragi c'è ancora molto da sapere, chi sappia parlare, però questa della Pietro Grasso in quell'occasione non si è visto il telegiornale. C'era una risposta. No, non è. È stato un fastidio e poi diamo la parola al sindaco che deve andare a lasciare. No, se lo vediamo, non è per accanto.